L'uomo contro cui si è scagliata una folla inferocita ieri sera a Cerro Marina, gridando giustizia per Antonella e rompendo finanche il lunotto posteriore di un'auto dei carabinieri, è il vicino di casa della commessa uccisa la sera dell'8 marzo. Aveva tracce di sangue della vittima nella propria auto, Salvatore Fuscaldo, operaio cinquantenne che ora deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Sarebbe stato lui ad accanirsi sulla commessa di Cerro Marina. Fuscaldo è stato indagato sin dal primo momento, insieme alla moglie e ad un uomo che Antonella frequentava, ma la cui posizione si è andata ad affievolire sin da subito. Il movente al momento è sconosciuto. Lo ha chiarito più volte in conferenza stampa il comandante provinciale dell'arma Salvatore Gagliano. La fase di indagine attuale, coordinata dal procuratore Alfredo Manca, è da definirsi esplorativa. Continua la ricerca delle armi usate, probabilmente un coltello e un martello, e non si esclude che il vicino di casa sia stato aiutato da altri. Ci sono insomma ancora diversi aspetti da definire, in particolare c'è attesa per gli accertamenti sul cellulare della vittima e per la ciocca di capelli che la commessa aveva tra le dita. Quello di Antonella non può essere stato un delitto silenzioso, la donna non può non avere urlato con tutta se stessa. Ecco perché gli inquirenti hanno chiesto da un lato ai cittadini di Cerro di non ostacolare le indagini e dall'altro di collaborare e parlare. Intanto la moglie e il figlio di Fuscaldo hanno lasciato Cerro, una mossa che forse si accingeva a fare anche l'operaio agricolo. Il fermo è infatti legato al pericolo di fuga, oltre che di inquinamento, delle prove. Tiziana Bagnato per la CNews 24.